distanza anche, no? Però il concetto è questo: mentre a lunga distanza posso cavarmela con la fisicità, no? Ma ho sempre la forza del mio fisico, ma almeno ho braccio, ho in corsa e ho forza. A corta distanza, se io uso la fisicità, non basta per far niente, ok? Quindi io sono efficace, questo dovrebbe essere fatto a lunga, corta, mia distanza, non quando attivo la muscolatura, ma quando rilasso la muscolatura e lascio che forze inerziali mi muovano. Quindi io lascio che la liquidità, l'acqua si muova dentro di me. Nel Tai Chi si dice che io non devo muovermi, ma devo lasciarmi muovere. Cioè, se io faccio questo, ho attivato la muscolatura. Se io cedo alla gravità, la muscolatura si muove, ho un rimbalzo e il rimbalzo mi muove. E questo rimbalzo cedo, diventa inerzia, e l'inerzia comincia a farmi muovere. Se io invece mi muovo, ho sconnesso il corpo. Quindi, se io da qui mi muovo, ho solo la mia fisicità, la mia esplosività a 30 cm di distanza. Se invece per gravità lascio uscire, la velocità in cui io cedo alla gravità esce. Quindi devo lasciare spazio. Quando anche do un colpo, io non devo spingere, devo far rimbalzare la forza. E qui arriviamo al secondo tipo di colpo a corta distanza, che ci servirà poi a inserire alcuni esempi di apertura. Quando io faccio... Vedete tutti Giovanni? Sì. Mettiti così, via destra avanti. No, sta bene, no, è spesso di me sempre. Cambia la gamba. Ok, così vedete meglio, no? Adesso, io ho fatto questo, ok? E vi ho detto, questo rimbalzo va nelle braccia, giusto? Se adesso io faccio rimbalzare la forza, anziché, cioè, guarda, anziché per compressione la lascio rimbalzare, fa maluccio, no? Io non ho fatto questo. Questo va bene, ma c'è anche che è visibile e attiva il suo cervello. Questo no, e fa maluccio. Anche perché fa maluccio, perché deve stare attento quando parte, quando non parte. Quindi adesso io cosa ho? Questa possibilità e questa. Guardate bene a me, eh? No, se io faccio la forza è andata qua, se io faccio è rimbalzata solo nelle braccia, difficilino, come sempre, no? Esatto, perché questo è dispersione. Adesso volete fare di tutto e di più, ma se il mio centro esce dalla linea del pugno non ho forza, quindi dovete fare semplicemente questo. Ok? Restando mobili, non c'è contrazione, anche questo crea apertura, dopo lo vediamo come inserirlo. In bocca al lupo.